Allora, in questo primo paragrafo di diritto privato possiamo cominciare a parlare del diritto nel dargli una sua definizione e di quello che lo accompagna, ovvero le norme giuridiche. Che cos'è il diritto? Innanzitutto, prima di dire che cos'è il diritto, bisogna fare un'affermazione categorica e imperativa, ovvero che il diritto è una necessità per l'essere umano in generale. E come definizione possiamo dire che si identifica come un insieme di regole, conosciute o nominate, norme giuridiche che mirano a prevenire o a risolvere i conflitti tra gli individui e di garantire così una comunità sociale organizzata e pacifica. Quindi possiamo dire che il diritto può essere definito quindi come un insieme di regole di condotta, dette appunto norme giuridiche, che sono generali ed astratte, che riguardano le azioni umane dei soggetti che appartengono ad una determinata collettività. Il diritto tende quindi a garantire l'ordine sociale, disciplinando i rapporti tra i suoi membri in un determinato momento storico. Detto ciò, possiamo quindi cominciare a dare una definizione appunto alle norme giuridiche. Le norme giuridiche sono delle regole del diritto positivo ed hanno un carattere precettivo e sanzionatorio, ossia stabiliscono che certi comportamenti possono, ovvero devono, o non possono, quindi non devono tenersi. La norma giuridica è strutturata in due parti. La prima parte è il precetto e la seconda è la sanzione. Il precetto in base al quale un determinato comportamento è lecito o meno, ad esempio il divieto nei reati o commissivi. La sanzione invece è la minaccia di una pena in caso di violazione del precetto. Tuttavia, comunque esistono in alcune norme giuridiche, esistono dei casi in cui alcune norme giuridiche sono prive di sanzioni. Ad esempio, parliamo in questo caso delle norme imperfette, ovvero un esempio pratico, alcune norme costituzionali che regolano i comportamenti di Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica. I caratteri essenziali delle norme giuridiche sono le seguenti, principalmente due, la generalità e l'astrattezza. Nella generalità si applicano a tutti quelli che si ritrovano in una situazione da essi disciplinata, mentre l'astrattezza prevedono in astratto la disciplina di situazioni uguali a quelle in esse contenute. Oltre, diciamo, a questi due punti principali, ci sono altri punti secondari dei caratteri essenziali delle regole giuridiche. Abbiamo ad esempio la novità, ovvero devono tendenzialmente innovare l'ordinamento giuridico, la bilateralità, ovvero prevedono un'interdipendenza tra situazioni soggettive di vantaggio e situazioni soggettive di svantaggio. Abbiamo poi l'imperatività, ovvero la cogenza, ovvero contengono un precetto la cui attuazione è garantita da un sistema sanzionatorio che fa leva di un'applicazione coattiva da parte dell'autorità pubblica. Possiamo dire appunto che le norme, quindi che interagendo tra loro, delineano le regole a cui ogni individuo deve uniformare la propria condotta allo scopo di assicurare l'ordinato svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli.